23.000 ettari di spettacolo naturale tra la terraferma e il mare, scenari che cambiano nello spazio di pochi chilometri, cavalli selvatici e daini in libertà, pinete centenarie che arrivano quasi fino al mare, boschi di latifoglie lungo canali interrati e aree umide, dove resistono ecosistemi preziosi e fragili. E ancora chilometri di litorale incontaminato, bordato di dune, mentre le acque basse di un lago danno rifugio ad aironi e folaghi. Il Parco regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli è la natura che non ti aspetti, circondata da città popolose come Pisa, Livorno e Lucca, un'enciclopedia di ecosistemi diversi, riuniti dal 1979 sotto un unico ente di tutela, ma gestite da diverse comunità che hanno raccolto la sfida di preservare ciò che le attività umane mettono costantemente a rischio. La partecipazione delle persone che devono sentire questo parco come proprio, diciamo, è importante per garantirne la conservazione, la biodiversità, tutte le bellezze che noi possiamo osservare. La tenuta di San Rossore è il cuore dell'intero parco. Riserva di caccia fin dall'epoca medicea, da qui si irradiano percorsi e sentieri che permettono anche ai visitatori di scoprirne le particolarità. A partire dai cavalli di razza TPR e Monte Rufolini, che qui vengono allevati e riprodotti soltanto allo stato brado, in pacifica convivenza con tre dromedari, non certo una specie autoctona, ma protagonista di un pezzo di storia. I pochi esemplari introdotti dai granduchi medici a metà 600 divennero poi un allevamento famoso in tutta Europa per la sua unicità. E oggi sono un simbolo di come il parco e la tenuta di San Rossore in particolare siano il risultato visibile della storia e della lunga interazione tra l'uomo e l'ambiente. Sono opera dell'uomo, ad esempio, le vaste pinete che coprono un quarto dell'area dell'attuale tenuta. Introdotto da Cosimo III, il pino comune forniva legname e preziosi pinoli. La sua coltivazione, incrementata anche da Lorena, ha cambiato radicalmente la connotazione del paesaggio. Dall'alto le chiome dei pini, compatte e uniformi, raccontano quanta cura e abilità sono state profuse nei secoli per preservare questo mare verde che si allunga dall'interno verso la costa. Le pinete che abbiamo attraversato prima sono pinete di impianto storico e sono già la seconda o la terza generazione dei primi impianti di pino che sono stati fatti alla fine del Settecento. Una radura nella fitta sequenza delle pinete apre un'altra porta del tempo. Siamo negli anni 50 e Giovanni Gronchi fa costruire una villa all'interno del parco, divenuto tenuta presidenziale. Gli architetti romani Amedeo Luccichenti e Vincenzo Monaco progettano un edificio moderno dove sorgeva un casino di caccia ottocentesco distrutto dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Compatta e leggera, perfettamente integrata nel paesaggio, la villa resta oggi un esempio del movimento moderno in architettura, circondata da un parco di oltre 3.500 piante che la connette al litorale, distante poche centinaia di metri. È qui che il parco di San Rossore rivela il suo volto più selvaggio. Lungo 30 km di spiagge tra Viareggio e Calambrone, il sistema delle dune costiere plasmato dal vento e dalle correnti, abitato da vegetazione spontanea, ormai rara, è accuratamente tutelato. Qui la natura parla un linguaggio senza compromessi. I resti scheletriti di alcuni pini marittimi sono lì a dimostrare i danni provocati dai tensioattivi presenti nell'aerosol marittimo, le minuscole goccioline d'acqua che il vento porta verso terra. Sulla costa, a margine estremo del parco, sfociano i due più importanti fiumi della Toscana, l'Arno e il Serchio. E nell'incontro tra mare e terra, le dune diventano zone umide e depresse, attraversate da canali, le Lame, una delle più grandi aree umide dell'Italia centrale.
Nella secolare contesa tra mare e terra, il progressivo interramento di antichi canali scavati per drenare le acque dei campi ha dato origine ad una delle parti più affascinanti del parco, un bosco igrofilo, dove frassini e ontani allungano i rami su piccoli corsi d'acqua che d'inverno arrivano a ricoprire tutto il terreno, trasformando il bosco in palude. È un reperto archeologico dell'antica area paludosa di San Rossore. E a questo punto è diventata un'area umida di grande valore naturalistico. Ci sono grandi alberi che si affacciano sulle acque, quindi perfetti per tutta una serie di uccelli che si alimentano di animaletti, pesci e anfibi che vivono nell'acqua. Un nuovo canale di drenaggio scavato ai primi del Novecento attraversa oggi il parco di San Rossore, segnando nel confine costiero meridionale. Ma più a nord, oltre la foce del Serchio, la convivenza tra uomo e ambiente ha segnato la storia di un altro pezzo di territorio. Il lago di Massaciuccoli, 2000 ettari di un paesaggio complesso e variegato che ancora oggi sorprende per bellezza e biodiversità. Insediamenti agricoli e piccoli paesi punteggiano le sponde, ma sul lato meridionale un'area lacustre e palustre di 60 ettari, gestita dalla Lega per la protezione degli uccelli, ci riporta alle sue origini. Si accede all'oasi dal porticciolo del paese di Massaciuccoli e si entra subito in una zona palustre. La piccola imbarcazione con motore elettrico si fa largo tra piccoli canali che si snodano tra i canneti. Questo è l'ambiente tipico del margine tra la palude e la zona emersa, che oggi è rimasto soltanto qui, perché poi le bonifiche degli anni 30 hanno tolto quasi tutti i margini naturali. Le bonifiche degli anni 30 hanno prosciugato i due terzi della palude, distruggendo gran parte di questo ambiente dove l'uomo e la natura hanno convissuto da secoli, anzi millenni. Il lago è sempre stato una risorsa per le popolazioni riverasche fin dall'epoca romana e probabilmente ancora prima. Ci sono resti di villaggi etruschi. E il lago era una risorsa importante perché sul lago si pescava, sul lago si poteva cacciare, sul lago si raccoglievano le erbe palustri per usi variegati. Fino alla metà dell'Ottocento il lago era una riserva privata di caccia, appartenuta ai conti Minutoli prima e poi Ginori, che qui fecero costruire una meravigliosa villa circondata da essenze esotiche. Giacomo Puccini, che aveva casa a Torre del Lago, ne era appassionato frequentatore. La tela alle folaghe con centinaia di barche disposte sul lago era un appuntamento tradizionale di caccia che attirava centinaia di visitatori. Le popolazioni intorno continuavano a vivere del lago, per cui il business era fatto soprattutto con quelli che venivano da fuori, con i cittadini che affittavano il posto per cacciare, eccetera. I locali, i contadini, le cose, vivevano delle briciole che il lago comunque offriva loro. Insomma, la folaga se la andavano a prendere, non c'era bisogno di chiedere il permesso al marchese. Un'economia circolare, per così dire istintiva, spingeva gli abitanti a sfruttare le risorse del lago, preservandole. Le bilance, tipiche del paesaggio del lago, raccontano la pesca, attività un tempo tradizionale assieme a quella della raccolta dei falaschi, le erbe palustri resistenti e duttili, tipiche del lago. Ambienti come questo sono abbastanza rari, infatti è una fitocenosi prioritaria a livello europeo. Ed è tipica di qua perché l'acqua del lago ha un pH molto alto, intorno a 8,5-9, perché è alimentata dal bacino, dal sistema carsico della Puane, e quindi è acqua molto, molto calcarea. E questo elevato pH favorisce la crescita del falasco rispetto alla cannuccia, che altrimenti è la pianta tipica di tutte le paludi che conosciamo, diciamo. Un ambiente incantato, disturbato nei primi anni del Novecento dall'impianto di una torbiera, oggi dismessa, e poi dalle immissioni di residui agricoli.
sostanze che hanno quasi soffocato l'ecosistema del lago, minacciando la sopravvivenza di tante specie. La visita all'Oasi Lipu, una rete di 5 km di sentieri ed itinerari in battello, in una zona umida, preservata, di interesse internazionale, è un viaggio a ritroso nel tempo. E insieme a tutto il parco di Migliarino San Rossore, Massaciuccoli, è un laboratorio dove imparare a governare l'evoluzione dei territori, mantenendone la bellezza e l'integrità.